Proviamo ora a rispondere al secondo problema che ci eravamo posti all'inizio, ossia perché i romani stessi vedevano nella prima rappresentazione teatrale in lingua latina portata in scena da Livio Andronico nel III secolo l'inizio della propria tradizione letteraria. Le testimonianze di cui abbiamo parlato non erano degne di rientrare in questa categoria? Probabilmente no, perché queste prime forme letterarie erano legate a fini pratici, in un contesto ancora contadino e appartato. Registrare eventi salienti della storia cittadina e accompagnare i riti propiziatori. La Roma del III secolo è tuttavia ben altra cosa rispetto a quella dei primissimi secoli. Nel giro di poco tempo, non solo è diventata padrona di quasi tutta la penisola, ma con la conquista della Magna Grecia e la vittoria sui cartaginesi, nella prima guerra punica, è la potenza che detiene l'egemonia sul mar Mediterraneo. Roma era un gigante politico, sì, ma rimaneva un nano culturale rispetto alla grande letteratura greca. Proprio per questo, per colmare questo divario, i romani vollero rivendicare la loro esistenza nel panorama letterario e acquisire un prestigio culturale per non lasciare ai greci il monopolio della cultura. La letteratura latina nasce dunque, per ammissione consapevole degli stessi latini, dall'innesto della grande tradizione letteraria greca sulla cultura romana. Non a caso, la letteratura latina, nei lunghi secoli della sua storia, porterà sempre questo duplice ambivalente segno di dipendenza e debito verso i modelli greci, ma anche di consapevolezza e orgoglio della propria originalità.